parlare del sacro è un modo per parlare di architettura. Il primo gesto, il primo atto del fare architettura è quello di mettere pietra sul suolo. Un altro gesto che segue a quello, che segue quello del posare la pietra sul suolo, è quello di disegnare un perimetro. E allora all'interno di questo spazio possiamo ritrovare una serie di elementi che appartengono tout court all'architettura. Innalzando le mura facciamo una doppia operazione. Da un lato definiamo uno spazio che controlliamo attraverso la nostra attività, ma indirettamente segniamo un limite oltre il quale è possibile interpretare l'idea dell'infinito. Senza luce non vi è spazio. Lo spazio generato dalla luce definisce un particolare spazio che non è quello della funzione, della tecnica, dell'utilizzo strettamente domestico. Preferenziale per la luce zenitale, perché è evidente che diventa l'elemento di rapporto diretto fra la terra e il cielo. Se io riesco a stabilire questo rapporto, la luce, oltre a modellare lo spazio, genera questa tensione possibile fra la dimensione domestica dell'uomo e l'infinito che vi è oltre.